aeroplani. Saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole. Passeranno questi temporali, ma anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani. Bene, buongiorno. Allora, riprendiamo con Agostino. Lascio alla vostra lettura, se vi fa piacere, al capitolo 8, paragrafo 8, e in poi, soprattutto al paragrafo 12, comunque dall'8 in poi, c'è il racconto della sua conversione, che io nella vita già vi descrissi, però se lo volete leggere, queste sono paginette famosissime, E voglio concludere la lettura delle confessioni soltanto con un brano tra i più famosi che prendo dal libro decimo, paragrafo 27. Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me ed io fuori, lì ti cercavo. Deforme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità. Balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità. Diffondesti la tua fragranza e respirai e anelo verso di te. Gustai e ho fame e sete. Mi toccasti e arsi di desiderio della tua pace. Ecco, Agostino, dopo aver incontrato Dio, davvero confessa il suo pentimento per non averlo incontrato prima, perché Dio da sempre lo stava cercando e la traccia di questo suo cercare era la solitudine che sentiva dentro, questo desiderio insaziabile che gli scoppiava nel cuore. E quindi dice: ti avessi amato prima. È tutto tempo perso per Agostino, quel tempo non passato con Dio. Ed è interessante perché nel libro delle confessioni ci parla Agostino anche di sensi spirituali. C'è un toccare del cuore, un gustare del cuore, un assaporare del cuore, molto diverso da quei sensi che sono soltanto sensoriali. E la cosa affascinante è che Dio colmando suscita altro desiderio. Perché? Perché Dio non si accontenta di colmarti, ma colma scavando ulteriormente. È come un amante che colma il desiderio che hai, ma vuole darti ancora più amore, vuole colmarti ancora di più, vuole bastarti ancora di più. E Agostino capisce che deve soltanto rispondere a questo amore, però sappiamo che, e lo sapeva anche Agostino bene, che rispondere a questo amore non è semplice, perché non è soltanto un atto di volontà, perché c'è in noi una concupiscenza che a volte, come dice San Paolo, fa andare la nostra volontà dove non vorremmo. San Paolo lo spiega bene quando afferma che noi non facciamo il bene che vogliamo, ma a volte ci ritroviamo a fare il male che non vogliamo. Infatti Agostino nel paragrafo 29 del libro decimo dice: dammi ciò che comanda, scusate, dammi ciò che comandi e comandami ciò che vuoi. Ci comandi la continenza, e qualcuno disse: conscio che nessuno può essere continente se Dio non lo concede, era già un segno di sapienza anche questo, di sapere da chi ci viene questo dono. Cioè, dammi ciò che mi chiedi. Signore, io voglio rispondere, dice Agostino, ma sono consapevole dei miei limiti. Allora dammi ciò che mi chiedi, perché io da solo non sono capace. Ecco, sono tanti altri brani che avremmo potuto scegliere dalle confessioni. Ripeto, soltanto alcuni per farvi venire, spero, un po' di acquolina in bocca, un po' il desiderio
di leggere, di approfondire questo bellissimo testo, Patrimonio della cultura occidentale di Agostino. Bene, entriamo nella teoresi di Agostino, soprattutto da un punto di vista chiaramente filosofico, perché sappiamo bene che Agostino, oltre ad essere un filosofo, fu anche un eccellente teologo. Ecco, allora, le confessioni, confiteor. Allora, confessare significa riconoscere una cosa per quel che è. E lui che cosa deve riconoscere? Che cosa deve confessare? Le proprie colpe, abbiamo già detto, davanti a Dio, e la sua fede in Dio. Ma soprattutto l'amore di Dio che lo ha salvato nelle sue colpe, nei suoi bui. E quindi ricordare questo peccato, questi peccati, l'errare dei suoi primi anni, in realtà è un confessare l'amore fedele di Dio che è andato a prendere Agostino laddove Agostino non aveva repulsa di sé, laddove pensava nessuno potesse entrare, laddove pensava che nessuno potesse amarlo, perché perfino anche lui non si amava. Invece lì lo ha amato Dio, lo ha salvato laddove non lo poteva salvare nessuno. E quindi confessare le sue colpe non è un volersi vittimizzare, ma è un rendere lode a Dio che è capace di salvare tutti, di salvare ciascuno da qualunque peccato. Ecco, Agostino confessa che è stato Dio a raggiungerlo. Che non è stato lui a cercare Dio, ma è Dio che ha cercato lui e per farsi raggiungere Dio ha donato all'uomo il desiderio. Il nostro desiderio di Dio svela Dio. Noi non potremmo desiderare qualcosa di cui non ne abbiamo già fatto conoscenza, non possiamo desiderare, non so, di rivedere un amico se quell'amico non lo conoscevamo già, non l'avessimo già conosciuto. Quindi il fatto che in noi ci sia questo desiderio infinito, questo desiderio di per sempre, è perché noi l'infinito, il per sempre, l'amore fedele di Dio, l'abbiamo già incontrato, se no non lo ricercheremmo, eh? E quindi Dio lo vuole lodare, Agostino, perché è ciò che c'è di più intimo in lui, più intimo di se stesso, ecco. E il suo cuore è inquieto finché non lo trova. Ecco, questo è molto interessante, no? Cioè, per Agostino c'è nell'uomo una inquietudine costitutiva, che a me piace chiamare una solitudine costitutiva. Chi di noi non ha fatto nell'esperienza, nella vita l'esperienza di sentirsi soli? A volte ci possiamo sentire soli anche quando siamo in mezzo a tutti. A volte ci possiamo sentire soli anche quando ci sono tante persone che ci vogliono bene, ma nessuna che arriva a colmare l'intimo. Ecco, solo Dio può arrivare dove il nostro cuore attende. Solo Dio, perché è infinito, è un amore infinito, può colmare quella sete d'amore ineguagliabile, inestinguibile, insaziabile che l'uomo ha dentro. Anzi, proprio questa sete insaziabile che l'uomo ha dentro, per certi aspetti dimostra, e da un punto di vista filosofico dimostrare non è una dimostrazione scientifica, ma dimostrare vuol dire dar ragione del fatto che questa sete insaziabile dimostra che ci deve essere una sorgente inesauribile a colmare questa sete insaziabile. Perché? Perché nella vita io mi rendo conto, nel mondo tutto gira a pieno, tutto segue il suo ordine, tutto raggiunge il suo fine. Gli uccelli hanno le ali per volare, i pesci le branchie per respirare sott'acqua. Non c'è nulla che non abbia senso, perfino un sopracciglio ha la sua funzione. Ecco. L'uomo tra tutte le creature sembrerebbe quella più perfetta. Solo lui ha il dono dell'intelligenza. Dunque, questa sete insaziabile che ha dentro deve poter raggiungere il suo scopo. Altrimenti, come direbbe Nietzsche, un filosofo del XX secolo, l'uomo sarebbe la bestia peggio riuscita e non la migliore, come invece sembra dimostrare l'esperienza. Quindi questa insoddisfazione esistenziale, questa solitudine costitutiva, dimostrano, argomentano, cioè la ragionevolezza che Dio esista.
Ecco, altrimenti l'uomo sarebbe la bestia peggio riuscita. Ok, quindi abbiamo detto che Dio è ciò che c'è di più intimo in noi e lo si incontra nel cuore. Il cuore, per Agostino, abbiamo detto, non è soltanto un organo, ma è il centro di concentrazione esistenziale, cioè la coscienza dell'uomo, dove l'uomo nella sua interiorità si rende cosciente. E quindi Dio lo si incontra lì. Ecco, Aristotele e così Platone e Socrate invece parlavano di un Dio accessibile alla ragione. Allora Agostino si chiede, ma in che rapporto stanno ragione e fede? E questa sarà una domanda teoretica che attraverserà tutta la filosofia cristiana e ce la porteremo avanti per tanti secoli, anche nel Medioevo. In che rapporto stanno ragione e fede? Ecco, per Agostino la ragione e la fede non sono in un rapporto di equivocità, non sono in un rapporto di contraddittorietà. Per Agostino ragione e fede hanno un rapporto intrinseco, cioè stanno o cadono insieme. Perché? Perché se la verità è una, la ragione e la fede devono poterci arrivare entrambe, non possono stare in contraddizione. E la verità deve essere una, perché non può essere vera una cosa e il suo contrario concomitantemente, si contraddirebbero. Quindi la verità è una e se esiste deve essere accessibile sia alla ragione che alla fede. E in che rapporto stanno ragione e fede? Dice Agostino. Abbiamo detto intrinseco, lui lo dice così: crede ut intelligas et intellige ut credas. Che significa? Io credo per comprendere e comprendo per credere. Intelligere vuol dire intus, leggere, guardare dentro le cose. Ecco, quando io incomincio a guardare dentro le cose, dice Agostino, quando incomincio a capire, quando comincio a comprendere, mi rendo conto che ci sono cose che la ragione non può comprendere. Ed è ragionevole che la ragione si affidi a un'altra facoltà conoscitiva, che è la struttura fiduciale dell'uomo, è la sua fede. Perché solo la fede può arrivare a capire un pochettino ciò che la ragione non può totalmente afferrare, perché la natura di questa verità non è circoscrivibile a un concetto, è di più, esonda, c'è un'eccedenza che solo la fede può un attimino cogliere, certamente non la ragione perché è troppo limitata. Quindi via via che vado comprendendo, capisco che devo a un certo punto cedere il passo alla fede, crede, capisco per credere, ma la ragione non si oppone alla fede. Ma la prepara la fede, la giustifica, ne fa cogliere la necessità, ne dimostra la ragionevolezza di questo atto fiduciale, di questo atto di credere. E quando credo, mi rendo conto che è necessario capire. San Paolo dice che un fedele, un cristiano, deve essere capace di rendere ragione della propria fede, cioè la fede non è un fideismo, non è un credere cieco, ma devo comprendere ciò che credo, devo capirne la struttura razionale, senza avere la pretesa di poter razionalizzare tutto, però devo capire la mia fede, devo capire su che si fonda, devo studiarla. Quindi vedete, la ragione dimostra l'esigenza della fede, ma la fede dimostra l'esigenza della ragione, perché la fede va compresa fin lì dove posso, non si deve opporre alla ragione. Quindi vedete, ragione e fede, come dicevo, si richiamano a vicenda. Quindi per conoscere la verità non basta la prima navigazione dei filosofi presocratici, presofisti, in cui fondamentalmente era privilegiata la via dei sensi. E non basta neppure la seconda navigazione, come già dicevano, beh, il termine è di Platone, ma come già affermavano a livello concettuale anche Parmenide ed Eraclito, cioè non basta, o Eraclito, non basta soltanto la ragione che è la seconda navigazione. Ma per Agostino, per arrivare alla verità, c'è una terza navigazione, che
che è la fede. Ecco, perché si parla di navigazione? Perché Platone diceva che fino a un certo punto, quando c'è il vento, è facile navigare, quella è la conoscenza sensibile. Quando il vento si ferma, serve la fatica del remare, che è la ragione. Agostino dice: non basta neppure questo, a volte non si ha più motivi di remare e può sembrare che nella vita certe volte remi a vuoto, perché alcune verità, soprattutto le verità più alte, che sono quelle di cui noi abbiamo più bisogno, per essere perseguibili, per essere raggiungibili meglio, serve una terza navigazione, ovvero la fede. E la nave sicura è il lignum crucis, cioè il legno della croce, senza il quale nessuno può attraversare il mare, dice Agostino, di questo secolo, perché la croce è il luogo in cui si danno appuntamento tutte le verità, è ciò che può spiegare davvero la contraddittorietà del mondo, perché un Dio che soffre, un Dio che muore per amore, ecco, solo questo può significare i nonsensi più astrusi che si possono incontrare in statuite. E quindi Dio non è semplicemente l'oggetto del mio pensiero e del mio credere, ma è l'interlocutore. È colui con cui io credo, è colui con cui io capisco. Ecco, Dio, Agostino l'ha incontrato e sa bene che non è semplicemente una filosofia, ma è una persona. Quindi, per la prossima volta ci fermiamo, riprendiamo da qui. Abbiamo visto quindi oggi il termine delle confessioni e abbiamo incominciato la teoresi, incominciando proprio dal rapporto ragione-fede. Ciao carissimi, alla prossima! Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole, passeranno questi temporali.